Ma la valutazione è che non dovevamo correre il rischio di farci addormentare da cambi di difesa, situazioni tattiche che potevano obbligarci a pensare troppo e magari abbassare il ritmo. Quindi abbiamo rischiato anche qualcosa in più dal punto di vista della corsa, anche prendendo qualche tiro, diciamo, non con grande equilibrio, però mi sembrava molto importante che il livello energetico fosse tale da mantenere un livello di possessi, di corsa, di ritmo che Casale avrebbe secondo me dovuto pagare nel corso dei 40 minuti, visto le rotazioni accorciate, visto diciamo, i cambi di assetto obbligatori. Secondo me se li avessimo aspettati, avessimo camminato, avessimo giocato una partita slow tempo, avremmo creato i presupposti perché magari le loro nuove abitudini tecniche avrebbero potuto metterci in difficoltà. Invece a livello energetico siamo stati sempre molto presenti, ruotando otto giocatori con minutaggi ben distribuiti, con grande presenza fisica, con una difesa sempre molto aggressiva. Questo è stato un po' quello che ha spaccato la partita e ha creato il divario che alla fine si è concretizzato. Questa è la valutazione da fare. Ma difensivamente senza dubbio, secondo me siamo stati molto, molto presenti, molto attenti, non c'è mai stata un'uscita dai blocchi dove i nostri avversari hanno preso qualche metro, non c'è mai stato un pick and roll dal quale è nato un vantaggio molto evidente, non c'è mai stato soprattutto, non ci sono mai state soprattutto situazioni di post basso, dei nostri avversari che spesso sono bravi a speculare mettendo la palla in area e anziché attaccare riattaccando sul gioco dentro e fuori. Tranne un canestro di Blizzard all'inizio, non mi ricordo situazioni nelle quali sono nate questi tipi di situazioni. Quindi Casale è una squadra che va vicino a canestro spesso e volentieri per poi riaprire il gioco e lì ti mette in difficoltà perché ti attacca sui close out, perché ti attacca con le penetrazioni, perché ti attacca con dei pick and roll dinamici. Ecco, in questo siamo stati secondo me molto bravi. Secondo me la partita difensivamente è stata la migliore che abbiamo disputato, senza ombra di dubbio. Come sempre succede, poi quando prendi ritmo in difesa, spesso in attacco giochi con la testa più leggera, ti rendi conto che i tuoi avversari fanno fatica a segnare con continuità e questo ti permette anche qualche licenza poetica in più, ecco.